Tante cose nel corso delle stagioni la natura può insegnare a chi osserva, ma è nell'autunno che il bosco si fa leggere con chiarezza. Lo sviluppo delle crescite annuali degli alberi, la maturazione della frutta e delle drupe nel sottobosco, dall'abbondanza delle squame e dei torsi degli strobili sotto le conifere, possiamo intuire le famiglie degli scoiattoli acrobati sopra le nostre teste. Da una rosso-bianca amanita muscaria sbocconcellata, puoi supporre che un capriolo o un cervo l'abbiano ricercata per drogarsi. Forse potrai sorprenderti nel vedere un cerchio o due cerchi in forma di otto attorno ad un giovane abete o a un faggio. È come un sentiero battuto e tutto intorno l'erba è calpestata e anche strappata. Qui, tra luglio e agosto, i caprioli avevano fatto la giostra. Ossia, quando erano quasi pronti per l'accoppiamento, maschio e femmina si erano insistentemente rincorsi emettendo dei fischi come sospiri amorosi.